Oggi Daniel ha una notizia assolutamente epica da darvi! Siete pronti? Tu sei pronto, Daniel? Sì! Allora dai, presentati! Da oggi sei... la guida di Jurassic World! Nuove avventure! Yay! Sì! Infatti, ragazzi, dovete sapere che i dinosauri stanno per vivere in mezzo a noi. E per questo oggi vi parleremo di come adattarci a coesistere con loro. E sopravvivere per raccontarlo, ovviamente. Soprattutto. Come avrete notato, qui davanti a noi c'è una grande scatola misteriosa che ci è stata inviata direttamente da Campo Cretaceo di Jurassic World Nuove Avventure, che è una nuovissima serie Netflix. Ma diciamo un po' la trama di questa nuova serie. Allora, chi sono? Tre ragazzi e tre ragazze che si incontreranno nel campo avventura di Jurassic World, proprio quello del film. Là potranno andare a guardare da vicino i dinosauri, andare a fare giri sulle jeep e sulle girosfere. Ma ovviamente qualcosa andrà storto e così inizierà la loro avventura. Infatti, perché in tutti i film di Jurassic World c'è sempre qualcosa che poi va storto in questi campi e qua non sarà da meno. Ma Daniel, invece di raccontare la trama, perché non facciamo vedere direttamente il trailer? È vero, via col trailer! Oh mio Dio! Non è il campo più fantastico che abbiate mai visto? È fantastico, davvero! Cos'era quello? Fuori contenimento! Ah! Elementi fuori contenimento! C'è nessuno! C'è nessuno! Qualcuno ci può... Allora, che te ne pare di questo trailer? Wow, certe scene fanno veramente paura. Eh beh, abbastanza emozionante come serie, eh? Eh sì. Bella, mi piace, la voglio proprio vedere. Comunque, che ne dici se adesso finalmente apriamo questa scatola? Che io sono curiosissima, che qua c'è scritto attenzione, onde giganti. Sei pronto, Daniel? Wow. Oh, ma che ci hanno messo un dinosauro vero dentro? Stiamo attenti, eh? Aspetta, aspetta, c'è un messaggio. Ok. Un messaggio per te, leggiamolo. Caro Daniel, sappiamo che i dinosauri ti piacciono molto e ci serve la tua esperienza come guida recluta del campo Cretaceo. I dinosauri di Jurassic World Nuove Avventure sono arrivati tra noi, proprio qui in Italia. Per questo dobbiamo imparare a convivere con loro. In questa scatola troverai tutto l'occorrente per spiegare come comportarsi in caso di incontro ravvicinato con i dinosauri di grandi dimensioni e soprattutto con il re delle acque, il mosasauro, Flip e Tao, supervisori capo di Campo Cretaceo. Ah, ma sono Flip e Tao, quelli di Netflix Futures! È vero, a proposito, con loro ho fatto un tutorial su come fare un richiamo per mosasauro. Beh, vi mettiamo il link in descrizione, però adesso apriamo questa scatola e tiriamo fuori tutto quello che c'è dentro. Wow! Tarbosauro! Bellissimo! Guarda anche la bocca che si apre e si chiude! Guarda, si piega anche fino a qua! Vedo qualcosa qui! Andiamo qua! Che bello! Oh, cos'è? L'Indominus Rex! Ma è quasi a grandezza naturale, ragazzi! È enorme! Questo ci mangia! È gigantesco, è bellissimo! Ragazzi, ma ci hanno mandato tutto Campo Cretaceo! Mamma mia, Daniel, ci sono tantissimi dinosauri! Questo, secondo me, questi qua se li mangia tutti, soprattutto questi piccolini. Guarda un po' che bella fine che fa. Però ho notato una cosa, qui ci sono tantissimi dinosauri, ma non c'è il mosasauro. È vero? Sei sicuro di aver tirato fuori tutto? Un tablet! Un tablet! Ah, ma forse il mosasauro allora lo troviamo qui dentro. È vero! Proviamo a vedere. Ok, ci siamo, Daniel! Qui c'è una clip per noi! Vai, guardiamola! Cosa?
Perché hai fatto quel verso? Non aveva l'aria di un verso positivo. Perché so esattamente dove siamo, ragazzi. Siamo nella laguna di Jurassic World, dove si trova il mosasauro. Suppongo che il mosasauro sia una specie di pesce dinosauro gigante che cercherà di divorarci. Mamma mia, una situazione degna di un film dell'orrore. Immagina se solo una sottilissima canoa ti separasse dalle fauci enormi di un mosasauro. Tu che faresti, Daniel? La prima scelta che potrei fare è correre alla velocità della luce, a meno che lui non sia più veloce di me. In quel caso starei fermo, sperando in ogni modo che non mi veda. E se mi vede, sono morto. Vabbè, vediamo come va a finire, cosa hanno fatto i ragazzi di Jurassic World Nuove Avventure? Sì! Ok, vediamo. No. Yas, che cosa vuoi fare? Qualunque cosa, non smettere di remare! Yasmina! Continua a remare! Forza! Più veloci! Non guardare indietro, Shelly! Continua a remare! Ci sto provando! Che sta facendo, Yas? Direi la trovata di Yas ha fatto rumore per attirare l'attenzione del mosasauro, che così ha lasciato stare la canoa e i ragazzi sono riusciti a scappare. In effetti il mosasauro è molto sensibile ai rumori e alle vibrazioni dell'acqua. Vabbè, sei diventato un super esperto di mosasauri, Daniel, dopo che hai creato quel richiamo. Però secondo me il tuo richiamo era anche meglio di quello che ha fatto Yas, però lei ovviamente non aveva il tempo di crearlo. È vero. Beh, comunque io adesso sono curiosa di sapere come va a finire per i campeggiatori, perché noi abbiamo visto finché lei ha attirato il mosasauro, ma dopo come andrà a finire? Adesso lo scopriamo, perché adesso andiamo su Netflix e ci guardiamo la serie di Jurassic World Nuove Avventure. Sì! Beh ragazzi, il nostro video per oggi finisce qui. Vi consigliamo di andare su Netflix a guardare questa nuovissima serie di Jurassic World Nuove Avventure. A me questa serie mi incuriosisce molto. Pure a me, infatti non vedo l'ora di vederla. Per oggi questo video finisce qui, perciò io e Daniel vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! E ovviamente adesso apriamo anche questi dinosauri. Sì.